Scusa, dovevamo partire così? Sì. Benvenuti in un nuovo video di unboxing per Akiba Gamers e oggi abbiamo qui con noi la limited edition di Persona 5 in uscita il 4 aprile ufficialmente. Siamo riusciti ad averla con qualche giorno di anticipo, quindi vi facciamo vedere un po' il suo contenuto. Cioè, il packaging stranamente è completamente in italiano, abbiamo solo testi in italiano sulla confezione, ora vedremo anche all'interno come è fatta. Procediamo con lo spacchettamento. Ma per questioni tempistiche ne abbiamo già una pronta, già aperta. No, fra, mettila lì. Oh, fra, è incastrato. Non sai neanche aprire il cello, qua. Il cello. Allora, togliamo la sleeve e vediamo che sotto in realtà è in orizzontale. Non c'è trucco, non c'è inganno, è tutto pronto. Vediamo i quattro protagonisti con i rispettivi persona e dietro gli altri quattro personaggi. E ora c'è il bello. Come si apre? Si apre così. Ecco, io ci ho messo mezzo. Chiusura magnetica con il laccettino, veramente di lusso. E abbiamo un bel po' di robina. Cioè, innanzitutto il peluche di Morgana. C'è scritto Mona. C'è scritto Mona? No, sempre Morgana. C'è scritto, ma chi è che è Mona? Che batte la porta e che chiude urlando. Questo è l'artbook di Aesthetics, che non ha nulla a che fare con Vaporwave, non mi veniva il termine. Poi abbiamo la steelbook. La steelbook del gioco. Sia in questa telecamera che in questa telecamera. Ne abbiamo due. Ah! Abbiamo due steelbook. No, abbiamo solo. No, ne abbiamo due. sinceramente, io l'ho trovata un pochino. Non mi è piaciuta tantissimo perché, essendo il colore principale di questa persona è rosso, me l'aspettavo almeno rossa, invece è grigia. Vediamo. È rossa sul bordo e sul retro. Invece ma la steelbook è rossa, cioè perché non hanno fatto tutto rosso? Allora, perché non hanno bella, fatto così, quella dai. Rossa e loro in... No, l'hanno fatto così. Cioè, non mi piace questa parte. Diciamo la verità, non mi piace questa parte grigia. Loro... La vogliamo aprire, vediamo com'è da dentro. No, aspetta, cioè, lasciamola. È tutta in italiano anche questa. Siamo qui per rubarti il cuore, gruppo di studenti liceali, bla bla bla. E chiaramente il gioco non è in italiano. Allora, prima facciamo vedere tutto il contenuto. Poi abbiamo una selezione. Sì, è una selezione. Di musiche. Sì, è una selezione di musiche tratte da... 19 gioco. Tracce, con Igor dietro. Sounds of Rebellion. Semplici, con Justin e Caroline. Si chiamano così, Justin e Caroline. Michael. Le nuove tizie della Velvet Room. Dove Marshall? E poi c'è la borsa, che dovrebbe essere la borsa scolastica della Shujin Academy. Eh sì. Con una tilde, no, come si chiama questo simbolo? Non è la tilde. Quei simboli, quelli che trovi sulle tastiere ma non utilizzi mai, se premi per sbaglio fai che cazzo è sta roba? Esatto, uno di quelli. Ma procediamo, facciamo vedere un po' com'è il gioco. Cioè, la ho cominciato ad aprire, così facciamo vedere. Aspetta, prima una cosa alla volta. Sì, ma allora, per tempi lo aprivo. Allora. Perché la richiudi? No, nel frattempo faccio vedere il resto. Facciamo vedere il resto, sì. Facciamo di far vedere. Questo morbidissimo materasso. Il Vula Lana Merinos. Cambio Shimano, 18 rapporti. Guarda quanto è figo lui. Ma che cazzo è? Un mariachi? No, è un samurai. Un kabuki. Ma sarà un kabuki? No, è un kabuki. Non è un kabuki. Io che apro la... Ma non ho capito. Lei ce l'ha in persona o lei no? È una navigatrice. Allora, togliamo la sleeve. Comunque ce l'ha in rosso, guarda.
tutta rossa. L'ho capito, cioè, ma non mi piace questa cosa grigia qui al centro. E senti, a me piace invece, è molto stilosa come steelbook. È una stilosa steelbook. E il disco, anche il disco non ha niente di rosso. Si spacca il disco. E quindi cioè, c'è l'artwork con i ladri fantasma. Li mettiamo il disco. Qui invece che abbiamo? Vediamo un po'. Niente. Un fogliettino con le informazioni tecniche. Dai, meglio che niente. Su. Abbiamo la seconda parte dell'artwork con il protagonista Han, Ryuji e Mona. È anche più bello di Morgana. Beh, avrei qualche dubbio al riguardo però. E passiamo, all'artwork, vediamo un po'. Com'è legato. Io non so dove guardarlo, mi sento tipo quando stanno i... Devi guardare là perché quella non ci riprende in faccia, Mona. Wow. Cioè, allora, tutto rosso e poi... La steelbook è grigia. Allora, iniziamo. Piano piano. Piano piano. Allora, le pagine non sono patinate ma sono ruvide. Anche perché... 60 pagine. Da è più comodo da poter... No, io preferisco le pagine patinate, sinceramente. Ti fa vedere tutti i personaggi con i rispettivi persona. I bozzetti. Gli sketch. Han Takamaki. Si chiama Han. Ah. Yanna, per gli amici. Ryuji. Ryuji è quello che mi piace di più. Yusuke. Kitagawa. Con Gaemon, vedi? Gaemon si chiama il personaggio. Eh sì, perché sono tutti i ladri storici. Cioè, quello di... Il protagonista è Lupin. Quello suo è Gaemon. Johanna, che è una moto. Johanna. Una moto. È la cara Futaba. Vedi che ce l'ha. Ce l'ha, l'Economicon. Però sì, è una specie di UFO con un demone sopra. Milady. Beh, lei sinceramente è quella che mi dice meno come caratterizzazione. Sei un personaggio di un manga di Ayazawa. E Morgana con Zorro. Ah, ok, si chiama Zorro. Wow. Altri disegni, ma non facciamo vedere tutto perché sennò poi sono tutti altri personaggi. Illustrazioni. E poi ci sono delle parti scritte, diciamo, con Sojima che spiega dei commenti. L'abbiamo rimandato 18 volte perché non sapevamo cosa aggiungere nell'artbook. Vediamo cosa c'è dentro. Cioè come la borsa? Vediamo cosa c'entra la borsa, io spero niente. Ho detto che ci sono dei soldi, essendo i ladri fantasma. Magari. Mi è piegata a metà. Ah, è grande. La possiamo utilizzare per andare in palestra. Col cazzo. Il cazzo che l'ho utilizzato per andare in palestra, sto bene. Sì, chiaramente non è una borsa molto pregiata, diciamo. All'interno è... Ah, è curata nei dettagli, diciamo, quello, diciamo cagate insieme, sì. Dai. Cioè, è solamente una semplice borsa con il logo ricamato della però della all'interno carenia. C'è il federato, sì. Con... Ah, c'è anche... Non è per farvi vedere che non è una semplice borsa cinese, c'è l'etichettina con il logo di Persona 5. Questo. Facciamo vedere, ovviamente, anche adesso tutto il peluche. Tutto fatto io. Senza fare danni. Me lo immaginavo un po' più grande. Ma in realtà è proprio minuscolo. È minuscolo. Dice 10 centimetri. Sì, sono 10 centimetri. Conoscendo... 10 centimetri. Sono 10 centimetri, sì. Vediamo. Ma... Il morbido. È di tessuto, tipo. È... Non è... Allora, la parte di sotto è di pelo, mentre la testa, la maschera, diciamo che è di tessuto. Sì, carino, dai. Anche questo qui è l'etichetta originale Persona 5, chiaramente. Tutto qui. Cioè, in fondo, come limited, per quello che costa, parecchia roba dentro. Perché 89 euro, comunque, le abbiamo comprate di più costose. Ti ho spaventato avevano... che ho visto un filo che spuntava dalla tua, ma era solamente appoggiato. Avevano... come si dice? Abbiamo comprato limited, che erano più costose, ma avevano roba più scrausa. Peccato solamente che la colonna sonora sia solamente una selezione di brani, non sia completa, perché comunque e che persona, sia la colonna sonora è sempre... Dirò una cosa, è una questione mia personale.
Se c'è una cosa che non mi piace di queste, di alcune volte delle limited principalmente, sono proprio i CD, non tanto per la questione di una selezione o di tutti i brani, ma proprio il packaging che ha poi il CD, che è solamente questa confezioncina di cartone. Io la trovo in tutto a delicata, perché mettiamo caso che la limited te la spediscono e poi apri e ti trovi il CD graffiato, il CD rotto, la sleeve piegata, un collezionista. Però la jewel case è più facile che si rompe con le spedizioni e tutto il resto. Sì, ma preferisco quella e tenere integro il CD piuttosto che avere il CD rotto e la confezioncina di cartone. Sai quelle mi piacciono parecchio a me invece? Quelle di cartone, però quelle che si aprono tipo a portafoglio, quelle sono bellissime. Quello è un altro discorso, ma hanno sempre una parte in plastica. Spessore, sì. Per il prezzo che ha, che sono 89,90€, prezzo consigliato, e direi che ha abbastanza roba. Sì, rispetto a molte altre limited, contando... che magari da 150€ ti danno magari una statua scrausa. Non mi ricorda qualcosa di Square Enix. Tipo? Mi ricorda tanto... Ah, vabbè, prendi le foto. Vabbè, quella era pubblicata da Nintendo. 100€ mi pare. 119. 119€, sono almeno... Sono 10€ di più, vabbè, avevi la statua brutta. È bellissima. Però comunque, tutto sommato, riassumendo, una borsa, il gioco con la steelbook... Beh, Persona 5, cazzo, cioè... Quindi ora la richiudo, insomma, e vado a fiondarmi sulla PS4 a giocare, perché abbiamo aspettato più che abbastanza, insomma. Peccato solo che il doppiaggio giapponese non è ancora disponibile, perché sarà distribuito come DLC gratuito al day one del gioco, quindi... Per il momento mi toccherà giocarlo in inglese, però ho giocato gli altri in inglese, quindi che siamo sarà già mai abituati, sì, non è una cosa nuova. E grazie per aver seguito questo video e alla prossima. Ito.